Vinitaly 2024, ci troviamo con Nicola Colombo, enologo della Cantina Statti, siamo in Calabria, e ci racconta il Ferdinando 1938 Rosé da uve greco nero. Sì, ciao, buongiorno. Allora, quest'anno abbiamo presentato questo vino, assolutamente metodo classico. E le uve della base sono appunto greco nero, una varietà toppa calabrese, varietà che si presta molto alla destinazione dei vini fermi, rosati e anche da base spumante. Le uve sono state raccolte a fine agosto, volutamente andiamo con pressatura diretta delle uve, quindi senza macerazione, senza sosta sulle cucce. La base ottenuta viene rifermentata, chiaramente in bottiglia, e affina dai 12 ai 18 mesi, un affinamento medio, non troppo lungo, questo per mantenere la tipicità, la caratteristica comunque del vitigno, della varietà. È un metodo classico, e comunque dove ci puntiamo molto, perché da greco nero lo fanno in pochissimi, quindi cerchiamo di portare avanti anche in Calabria la valorizzazione della varietà autoctone, e comunque diciamo siamo ben contenti e felici, perché è un prodotto che lo stanno apprezzando molti.